Ora ci trasferiamo su un piano di lavoro. Ciao, ciao a tutti. Andrò a versare in una ciotola un po' di ciambellini e qualche mestolo di zucchero. Fate attenzione a non bruciarvi perché la temperatura è davvero alta. Con l'aiuto di una spatola, o di un cucchiaio, io mi alternerò un po' con la mano e un po' con la spatola. Ho infilato tre guanti perché vi posso dire che scotta veramente e questo è un lavoro che non mi piace fare assolutamente, a parte che è sporco, perché tra un po' mi vedrete tutta bianca. Ecco, inizio con questa spatolina, poi quando mi stanco, eccomi qua, già subito con la mano. Piano piano, man mano che lo zucchero si raffredda, inizia a imbiancarsi. Più giorni passano e più questi dolci diventano sempre più bianchi. Man mano che l'acqua che ho utilizzato per il naspro si evapora. Vado a mettere i miei ciambellini su una placca che ho precedentemente sistemato con della carta da forno. Continuo il mio lavoro fino a quando sia lo zucchero, no, sia lo zucchero che i ciambellini, lo zucchero è finito, perché molte volte mi rimane qualche ciambellino da zuccherare, ma non lo faccio subito perché il lavoro è lungo, ci vuole tantissimo tempo per preparare il cireppo, quindi a domani, Dio vede e provvede. Un bacio, un abbraccio. Spero che questa ricetta vi piaccia. È una ricetta della tradizione lucana. Molte persone so che raffreddano lo zucchero sul marmo fino a quando diventa bianco e poi ne prendono un pezzettino alla volta e lo sciolgono con un pochino di acqua. Mi sa che è questo l'altro procedimento, però non l'ho visto mai fare e quindi io faccio questo qua che penso sia più semplice. Continuiamo e tra poco vi faccio vedere i ciambellini quasi imbiancati, però ancora è presto perché lo zucchero è fresco. Eccoli qua, i nostri ciambellini. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. 1 chilo di zucchero e 250 grammi di acqua. Io preferisco utilizzare lo zucchero Eridania. Un bacio, un abbraccio e a presto. Ciao da Antonella Bacheri. Ciao!